La fiducia. Cos'è la fiducia? È quel sentimento umano che consiste nel presupporre un atteggiamento o un comportamento adeguato da parte di altri individui o da noi stessi. Diciamo che possiamo vedere la fiducia in due modi, la fiducia condizionata e quella incondizionata. La prima è quella che si basa sull'efficacia delle persone, per esempio un datore di lavoro ha fiducia nei suoi collaboratori non tanto come sono di persona, ma bensì sul loro operato e sui loro risultati, mentre la seconda si basa sull'essenza delle persone, ossia sul comportamento umano. La fiducia è considerata uno degli aspetti più importanti di qualsiasi relazione, che sia essa l'amicizia, lavorativa o affettiva. D'altronde la parola fiducia deriva dal latino fides, che significa riconoscimento dell'affidabilità dell'altro. È anche un sentimento di tranquillità e di sicurezza quando non ci fidiamo perché abbiamo paura. Paura di essere delusi dagli altri ma anche da noi stessi. Ecco perché è molto difficile fidarsi e si dice che la fiducia va guadagnata. È un sentimento profondo che non può essere regalato. E quando manca la fiducia ecco che entra in gioco l'incertezza sugli altri ma anche su noi stessi. Io in passato ho avuto veramente difficoltà a fidarmi degli altri e a provare questo sentimento. Il mio vissuto mi ha portato spesso a essere molto diffidente negli altri, ma non avevo fiducia neanche in me stessa. Una delle mie più grandi diffidenze era proprio verso il cibo, soprattutto quando sono arrivata in Italia. Ho fatto veramente fatica a mangiare perché non conoscevo... I prodotti, lo conoscevo gli ingredienti. Lo so, può sembrare paradossale visto che la gente mi conosce soprattutto dopo che a mazzo sono diventata appunto Masterchef Italia. Come molti sapranno, perché l'hanno sentito dire durante il programma o ho letto in qualche intervista che ho rilasciato, sono nata in Nigeria, precisamente a Benin City, in Edo state, e sono arrivata a Verona a marzo del 2006 insieme alla mamma e al fratello. Ricordo come se fosse ieri il mio primo approccio verso il cibo italiano. Eravamo in aereo, quindi dovetti ancora toccare il territorio italiano. Le hostess ci servirono dei panini col prosciutto. La prima difficoltà. Perché in Nigeria non c'è l'usanza, non è cultura usare i salumi, anzi non esistono. Quindi io presi il mio panino, lo guardai, lo osservai, lo annusai toccai il prosciutto e non mi piacquero né la consistenza né il colore, tantomeno il profumo. E, di fatto non assaggiai nulla. Oggi invece mangerei salumi tutti i giorni, a qualsiasi ora. Devo darmi dei limiti ogni tanto. Un altro esempio fu la pasta, ahimè, anche questa non rientra tra le abitudini dei nigeriani. Si mangia per lo più come contorno. Assaggiandola qui come si deve, mi si è aperto il mondo sono diventata pasta dipendente ed è diventato uno dei miei comfort food. Devo dire che non è stato difficile crescere e vivere in Italia perché sono sempre stata molto curiosa sin da piccola e poi assaggiando diversi prodotti, diversi piatti tradizionali non potevo non innamorarmi della cucina italiana e piano piano è cresciuta la mia passione per il cibo, una passione che era già nata in Nigeria, anzi... Diciamo che lì cucinare è una cosa normalissima, le bambine fin da piccole devono imparare a essere autonome per quanto riguarda il cibo. Infatti lì guardavo mia mamma, le mie zie cucinare e io cucinavo non per passione ma per necessità. Quindi la cucina intesa come combinazione di sapori, equilibrio tra ingredienti e l'estetica lo ha preso qui in Italia. Questo grazie al mio compagno Samuele che è al mio fianco da oltre dieci anni. Che mi incoraggiava e mi costringeva, sì, ad assaggiare piatti diversi. Devo dire anche grazie a sua mamma, la mia suocera, che mi ha fatto conoscere. E innamorare della cucina veneta e veronese, che la guardavo sempre a preparare questi piatti tipici della domenica, e piano piano ho imparato. Perfino è arrivata a farmi entrare nella sua cucina per darle una mano, quindi. <ride> Tra tutto questo, osservare, assaporare. Diversi ingredienti assimilavo nuovi sapori e mi sono resa conto che io tanti ingredienti li mangiavo in Nigeria, per esempio il fegato, la farina di mais, i fagioli, le frattaglie e così via. E mi piaceva l'idea di far incontrare le due culture, quella nigeriana e quella italiana, di associare i sapori delle mie origini a quelli dei piatti tradizionali italiani, ma soprattutto quelli del Veneto. Poi è arrivata la pandemia, però è stato proprio in quel momento che ho, ho messo, come si suol dire, le mani in pasta e una sera la mia amica Letizia ha deciso di iscrivermi a Masterchef. Da sola non avrei mai, mai fatto. Non avevo abbastanza fiducia nelle mie capacità. Non avrei avuto il coraggio, abituata come ero a vivere sempre con il freno tirato, per paura di deludere gli altri, ma soprattutto me stessa. Invece mi sono fidata di lei, insomma, la mia amica da quasi dieci anni. Ho deciso di tentare, ho superato tutti i casting e sono entrata nella masterclass. Bah, magia. È cambiato qualcosa. È come se in me si fosse riacceso un fuoco che era spento. E fino a quel momento non sapevo o non pensavo che io fossi così combattiva e competitiva. Che dire? Quando qualcuno mi chiedeva ma tu sei competitiva, no, no, io no, non sono competitiva, però rivedendomi ho detto wow, ok. <ride> Tanti mi hanno chiesto se mi aspettassi di vincere. Ho detto assolutamente no, mi davo della sfavorita da sola, perché pur riconoscendo la bravura e il talento dei miei compagni, ma veramente, io non avevo paura di nessuno di loro, non temevo nessuno. Io avevo paura di me stessa. Sapendo quanto sono emotiva e sensibile, ho detto, ecco, mi farò fuori da sola. E invece piano piano ho iniziato a crederci, ho iniziato a pensare che potevo farcela. Insomma, bastava solo impegnarmi tanto, cucinare con fantasia e preparare dei piatti gustosi anche con ingredienti che non conoscevo. In questo contesto... Ho imparato una lezione sulla fiducia, che tutto è possibile. Poi ho ripensato a quella ragazzina sull'aereo che aveva paura del prosciutto. Chissà cosa avrebbe pensato adesso se le avessero detto che un giorno sarebbe stata in grado di cucinare con ingredienti mai visti, altro che prosciutto non avrei mai immaginato di riuscire a fare qualcosa con l'idrolato di rosmarino. Insomma, potrei stare qui a raccontarvi tanti aneddoti. Ho capito che non sempre ciò che non conosciamo debba per forza nuocerci. Ho capito che bisogna lottare, bisogna impegnarsi e che bisogna avere un atteggiamento di apertura nei confronti di ciò che la vita, come in una mystery box, ci riserva. A Masterchef ho capito che appunto tutto è possibile, non bisogna avere paura di fare qualcosa, bisogna provare, non si sa mai come può andare a finire. Io ci ho provato. Ho capito che se hai fiducia in te stesso, hai anche la forza per inseguire i tuoi sogni. A me è successo. Ci ho sperato, ci ho creduto e mi sono impegnata tanto. Ho sempre lavorato tantissimo e sempre cercato di dare il massimo di tutto quello che ho fatto nella mia vita. E tutte queste esperienze hanno ottemperato il mio carattere, resa più forte e compattiva. Quando sono arrivata in finale ho deciso che nel mio menu ci fosse tressi, sì. che il mio menu doveva rispecchiare la persona che sono, il mio vissuto, il mio percorso, tutto quello che mi ha portato lì. La Nigeria e l'Italia, l'abbraccio tra le due culture che alla fine mi ha portato alla vittoria. È fantastico ed è sorprendente contastare quanto la fiducia in se stessi e negli altri possa portare delle cose belle. Lo so, è difficile, molto difficile. Sono la prima a dirlo, non è facile fidarsi degli altri e trovare quella forza dentro di noi per provare a fare qualcosa che ci piace, anche qualcosa di nuovo. Ma bisogna farlo, bisogna trovare quel fuoco, bisogna riaccenderlo. Poi credo che in questo caso, come dicevo prima, essendo una persona molto sensibile, molto emotiva, cucinare mi abbia aiutato, perché per me il cibo è emozione. Cucinare per gli altri è una forma d'amore, si dice no. Quindi per me cucinare per gli altri è un modo per aprirmi gli altri, è un modo per far entrare gli altri nel mio mondo. Per me mangiare non è solo devo nutrirmi, cosa che facevo, soprattutto in Nigeria, insomma mangiare è... si mangia perché mangiare è uno dei bisogni primari dell'uomo. Invece io potrei definire il mio rapporto con il cibo quasi spirituale, come dico sempre, non mangio per nutrire il mio corpo, ma mangio per nutrire l'anima perché mi rende felice. sembrare magari una frase grande, ma è così. Quando mangio, mi non lo so, sento, sento qualcosa dentro, quel calore. Io stasera ho voluto portare la mia esperienza personale sulla fiducia. Se qualcuno di voi ricorderete eh, il mio menù, alla finale l'ho chiamato abbraccio. Un gesto, un gesto semplice, che però possiamo considerare come, come, come una fiducia. L'abbraccio può essere fiducia perché è un sinonimo di dare e ricevere. Anche questo in passato facevo veramente fatica. Invece, lì a Masterchef, avvicinando la mia diffidenza, ho iniziato a baciare tutti così. E devo dire che ho scoperto veramente quanto è bello dare e ricevere. Un abbraccio. Questa fosse stata una delle più grandi conquiste. Tant'è che sono uscita con dei legami d'amicizia in così poco tempo non è mai successo in tutta la mia vita. Se avete fiducia in voi stessi, ispirerete fiducia agli altri. Non aspettate che siano gli altri a dirvi bravi. No. Ogni tanto guardatevi allo specchio e ditevi bravi. Non soffermatevi sui problemi, cercate la soluzione. Io l'ho fatto. Ed eccomi qua, sono e sarò sempre la vincitrice di Masterchef Italia 11. Grazie.